E buonasera a tutti e bentrovati qui al Fornor, grazie! Buonasera, buonasera a tutti, grazie! Buonasera agli amici da casa, buonasera a voi tutti, grazie! È un piacere veramente! Sera! Vai tutti con le mani! Stanotte ti pretendo, io non ho che te, dietro nessuna mi nascondo, dimmi che lui non c'è. Lo so che fra... sei mai sempre tu, ma dammi questa dolce morte. Cercando, hey, è inutile che dici di no, stavolta a compromessi non scendo, sei l'unico diritto che ho, mi pretendo, in nome dell'amore se c'è, stanotte vado fino in fondo, è troppo il mio Massimo Epifanio e la sua orchestra. È sua, se l'ha portata a casa. Stanotte giuro mi nascondo, tu dimmi solo dove e quando, dimmi che lui non c'è, sento che ci stiamo cercando, è inutile che allora andiamo fuori dal mondo, sei l'unico diritto che ho, ti pretendo, in nome dell'amore se c'è, se tu mi guardi non rispondo, davvero non rispondo di me, io non ti voglio, ti pretendo, e mamma mia! Buonasera amici qui al Fordor, così numerosi, bentrovati e grazie per aver raccolto l'invito di venire qui a passare una serata in compagnia, ma non solo, in compagnia e nel massimo divertimento, soprattutto in un ambiente bello e così ospitale come questo Fordor. E allora fare un applauso proprio al Fordor che ci ospita ogni giovedì sera. Prenotate il vostro divertimento al 328-71-922-71 come hanno fatto tanti amici questa sera che sono intervenuti qui, e noi l'applauso lo continuiamo per il maestro Massimo Epifanio e la sua orchestra, è sua, se la porta da casa, quindi che è tornato qui a Roba da Matti. Questo spettacolo particolare, spettacolo per chi lo vive qui dentro e naturalmente trasmissione televisiva per poi chi la vive a casa, e ringraziamo per questo anche Rete 8 che irradia naturalmente Roba da Matti ogni martedì sera alle 23, e naturalmente ringraziamo anche AB Channel, canale Sky 920, che invece manda in onda Roba da Matti il sabato alle 23 con replica il pomeriggio della domenica alle 17. Questo
vale anche per Rete 8, il quadrino della replica, sempre domenica alle 17, quindi dopo le partite, cioè se qualcuno, non so, non se la sente di festeggiare, sta un po' triste, potete continuare a vedere la televisione, perché alle 17 parte l'appuntamento col divertimento, quindi se la vostra squadra è andata molto bene, potete consolarvi con qualche risata. Io vorrei a questo punto invitare tutti coloro che guardano la TV a venire qui al Fordor a partecipare non solo al giovedì sera con Roba da Matti, ma anche il sabato, perché il Fordor il sabato diventa un club veramente eccezionale. E naturalmente voglio avvisarvi subito che il 22 novembre, sabato, ci sarà l'appuntamento con una serata totalmente Brasil, tutto Brasile, quindi mi raccomando, per gli amanti di questo stile di vita, che poi è uno stile di vita, tutto bene, mi raccomando, venite il 22. Ma potete anche tornare anche qualsiasi sabato che volete, perché qui è sempre club il sabato sera con la voce di Lucas, a cui va un applauso, i DJs Mantini, Marini e Barcaro, che poi andiamo a trovare lì in fondo. Insomma, un Fordor giusto per il vostro divertimento. Ma bando alle chiacchiere, entriamo subito naturalmente nel vivo dello spettacolo, la gente questo vuole, e allora noi presentiamo subito l'appuntamento importante con colei che mi deve dare una mano, sapete, a sbrigare tutte le faccende, non sono poche, di questo programma. E allora andiamo alla ricerca della matta della serata! Matta, matta della sera, matta della sera. Della serata, che da un po' di settimane sta andando oltre il suo compito normale, che è quello di aiutarmi a smistare le lettere, eccetera, quelle cose che arrivano per gli scherzi telefonici, i form, ma è andata anche oltre, perché sapete, molte volte qui fa un po' caldo, uno suda, cioè, quindi l'abbiamo fornita ultimamente di un mandricchione per asciugarmi il sudore, che credo che sia una cosa giusta. Allora, c'è qualcuno, faccio come i professori, c'è qualcuno che vuole venire volontaria? Oppure devo pescare io? Perché io poi, se mi metto a pescare, guardo, io giro, vedo, osservo. C'è qui una ragazza che mi stanno segnalando da prima, tutti quanti. Fa il compleanno, quindi se lo deve ricordare per tutta la vita questo appuntamento. Va bene, allora, chiamiamo la matta della serata. Eccola qui, prego. Buonasera. Un applauso alla matta della serata. Eccola qua. Buonasera, ciao. E allora, sulle note di Crudelia Demone, noi ti abbiamo staccato dal gruppo che hai portato qui per festeggiare i tuoi anni. Prima di tutto, come ti chiami? Mirka. Facciamo un applauso a Mirka per gli auguri del tuo compleanno. Si può dire, perché sei giovanissima. 26 anni, vedete che pezzo di 26enne, voglio dire. Il tuo fidanzato dove sta? A casa, credo. A casa? Cioè, no, scusate, no, vabbè, adesso io sto imbazzendo, scusa, ma cioè tu fai il compleanno, vieni qui con gli amici, il ragazzo tuo sta a casa, cioè, che c'aveva da fare di più importante il tuo compleanno? Guardava la TV, così si dice. Va bene, allora salutiamo gli amici che fanno di questo e lo salutiamo. Cioè, ma questi sono amici invece della parte tua, come funziona? Perché ognuno si... Da parte mia, sì. Ah, ecco, già dal prima di... Se uno avendo al mese di essere sposato, già c'ha gli amici propri e questi che rimangono distinti. Separazione dei beni, sì. Separazione dei beni e degli amici, che l'amicizia è un bene infinito. Certo. È vero. Senti, chi vuoi salutare in particolare dei tuoi amici, visto considerato? Emanuela e Maria, che aspetta un bambino. Ah, ecco, allora, ma la motivazione è che Emanuela aspetta un bambino, quindi tanti auguri, Maria. E poi Emanuela? Emanuela perché si sposa. Ah, ecco, quindi tu hai puntato tutti quelli che in qualche modo hanno a che fare con l'ornitologia. Benissimo, allora, senti, tu cosa fai nella vita? Lavoro. E pensi al tuo ragazzo? Ma perché ci stai insieme? Scusami, ma perché ci stai insieme se lui non ci sta? Cioè, come ti ha detto? No, va tu, va, che sta. Siamo amici. Ah, siete amici, non c'è il fidanzato. Ah, un amico che è rimasto a casa, perché è tanto amico che proprio non ci viene a queste cose importanti. No, io impazzirò prima o poi, qua dentro succedono le cose strane. Vabbè. Senti, ma eventualmente tu il fidanzato lo vorresti ancora trovare, oppure ti va bene quell'amico che dovrebbe diventarlo? No, lo cerchiamo. Lo cerchi ancora. Come deve essere il tuo ragazzo ideale, eventualmente? Sai, molte volte qua a mezzo. Scusa, beh. Con i soldi? Con i soldi, la prima cosa, beh, vabbè, e poi? Alto moro. Alto moro e con i soldi. Ti accontenti di poco, insomma. Sì, sì,
Va bene, bianco di... beh, uno giustamente. Va bene, allora noi cercheremo poi più tardi di vedere, già che facciamo, sai, molte volte può capitare, anche nel tuo giro. Allora, se mi date, ecco qui il contenitore, perfetto. Ecco, questo è il contenitore per mettere gli scherzi telefonici che so girare. Ecco, e questo è il mandricchione, sì, quello proprio con Vincenzo Olivieri. Sì, tu ce l'hai tu, e in modo che quando tu mi vedi sfatto, vieni qua e mi tamponi la sudorizia. Benissimo, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, signore e signori, Mirko. La matta della serata che fa anche il compleanno, auguri, grazie! Che situazione particolare, devo dire, vabbè, grazie. Allora, siamo arrivati a un momento importante, le persone sono tante, questo mi fa molto piacere, abbiamo avuto tante richieste di partecipare questa sera, il locale vi accoglie al meglio, salutiamo che le persone sono laggiù in fondo, grazie per essere, poi veniamo a, e avremo modo di conoscerci. Come ci conosciamo noi? Facendo naturalmente quello che si fa anche a scuola, per vedere un po' se uno è presente oppure no, ovvero il momento dedicato all'appello! Pronti con l'elenco, rispondi presente. È un momento bello! Sì! È il momento dell'appello! È il momento dell'appello! E allora noi iniziamo subito l'appello con la prima persona che si è iscritta questa settimana, ovvero Calgione! Bello, bello, perché avete raccolto l'invito, però un po' più convinti, io faccio finta che non è successo niente, lo rifaccio, capito? Allora, signore e signori, iniziamo l'appello con il primo di questa sera che si chiama Calgione! Buonasera, bentrovati, grazie. Chi è Calgione proprio lui? Ui, Calgio, ciao, piacere, buonasera. Ti sei portato tutta l'amicizia? Tutti uomini, devo dire. Vedi un po', sono gli uomini che rimangono a casa e invece gli uomini che vengono qui senza donne che, Allora, per Calgione io ho voluto pensare una cosa che guarda caso forse calza a pennello, perché tu vai spesso con gli amici, vero? E quindi io ho pensato che la tua donna eventuale, che c'è, ecco, possa pensare cose che fanno più o meno così, vai. Sai perché fai l'isterica se io ti do una suola per andare a mangiare la porchetta con Calgione? Perché? Perché una volta non ci porto pure a te. Chissà, chissà se davvero la porchetta noi mangiamo o se invece io ti lascio con la scusa di Calgione. Chissà, chissà se poi ingrasso tu saprai la verità. Ecco, questa è una cosa per Calgione. Un applauso al nostro amico, grazie, presente qui al Fordor per Roba da Matti, quarta puntata. Allora, c'è Dintino. Occo, occolo, aspetta, Dintino, lui chi è Dintino proprio? Ciao Dinti, buonasera, io vorrei che voi faceste un primo piano a Dintino, perché io sono stato un po' cattivo con te nello stilare una canzone che adesso ti vado a fare, ma tu non te la prendere, perché tu sei... Per carità. Sei una persona di spirito? Sì. Ecco, e io vorrei che rimanesse così, i tuoi amici si divertiranno molto, io lo so, perché quando... Però devo dire che noi abbiamo pensato che Dintino fosse una situazione più o meno così. Vai maestro! Assomiglia a Frankenstein, sei furbo e birichin, e perciò noi gridiamo pussa via Tintin. Se pensiamo a far baldori insieme a Tintin, anche noi come voi canteremo così. Solo tu, oh Tintin, fai venire, oh Tintin, mille incubi ai bambini. Ha, ha, ha. Noi gridiamo in coro pussa via, vai via da qui, oh Tintin, oh Tintin, vai via Tintin. E perciò noi gridiamo bussa via Tintin. Grazie! Din, 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 din. Bussa via Tintin. Grazie! Tintin, puoi rimanere tranquillo, eh? Una cosa così terribile non l'abbiamo mai fatto. Non so perché ci è venuta questa cosa, eh?
la faccia. No, ma non ti conoscevamo quando l'abbiamo stilata questa cosa, quindi siamo andati a fantasia. Benissimo. Allora, Di Bartolomeo, dov'è? Scusate, delle pecore, ho sentito da quella parte, scusate, fatemi andare a vedere perché non si sa mai. Ah, le pecorelle, buonasera, buonasera. Di Bartolomeo! Ah, Di Bartolomeo, e punto. Oh, con la Di Bartolomeo, che chi ha preso questo nome probabilmente avrà pensato Di Bartolomeo. Quindi Bartolomeo, di dove siete? Chi di Scalo? Di Bartolomeo! Ecco perché, io non capivo. Sta a posto, siete contente? Tre donne da sole questa sera, eh? Sì, sì. Ma tre donne da sole o tre donne da suole? Cioè avete mollato la suola a qualcuno? Da sole, sta a posto, ferme lì, non vi muovete che più tardi vi trovo il compagno per... Da? Da suole, cioè date le suole, quindi non è possibile trovarvi qualcuno, sennò poi vi vado in mezzo io che vi provo. Vabbè, sta a posto. Senti, Mirka, tutto a posto? Come sto? Ho sudaticcio? Va bene, sta a posto, possiamo proseguire. Allora, continuiamo l'appello, dopo Di Bartolomeo, con l'accento sulla E, andiamo con Gentile! Sta a posto, Gentile, come va? Tutto bene? Di dove siete, Gentile? Di Chieti, Chieti e di Sarada. Benissimo, avete fatto, avete compilato lo scherzetto? Mi raccomando che più tardi facciamo secco il vostro amico o amica o parente, quello che avete segnato. Benissimo, grazie per essere arrivati. La Canale! Ma la ola proprio, rifacciamo che è bello. La Canale! Sta a posto, ciao La Canale. Tutto bene? Di dove? Cadet? Arrivetta. C'è Pagatti? No. Torre Vecchia, scusa, c'è il ripetitore qua. Grazie, come si chiama? Silvia. Silvia, grazie perché noi qua abbiamo una certa età, quindi lui ha capito addirittura c'è Pagatti, pensa un po' come stiamo. È meglio che ce ne andiamo alla cetta, vabbè, certamente poi fra un po' molleremo. Allora, no, qui voglio capire com'è successo, perché non è possibile che uno si chiama Lubue! Buonasera, Lubue, ma è un soprannome mi auguro, e beh certo, il cognome, chi è Lubue proprio lui? Ah, tu sei Lubue, come stai? Alzati un secondo, Lubue, fammi vedere se sei proprio una, oh yeah, proprio Lubue grosso, eh? Senti, Lubue, perché ti chiamano così? Un soprannome di famiglia. Ah, Lubue, perché evidentemente è così, siete grus, ho capito, quindi un bel manzo, benissimo, chi sono loro, le tue amiche? Sì, tutte amici. Ma la tua ragazza dov'è? Sta alla casa. Sta alla casa, ma perché non è venuta? Salutiamo un attimo la tua ragazza che si chiama? Serena. Serena, stai serena, stai tranquilla, è vero? Giusto. È giusto, e mi raccomando, lascia, cioè, fa le gambare, Lubue, qua, perché se no non mi si riproduce, non fai vitelli, va bene. Grazie, Lubue, adesso ti faccio una bella canzone, Va bene, vai. No, perché quando abbiamo visto Lubue ci siamo impressionati, allora abbiamo detto, ma mo gli facciamo una bella canzone, vai. Di classe. Lubue è uno strano cognome, ma qui in mezzo alle carte faceva proprio scalpore. Lubue, sto nome da dove viene fuori? Io, tu l'hai inventato per il Fordor, per fare un poco di furor. Allora adesso lo sai che facciamo, qui sul palco più tardi verrai, e se non tieni fede all'impegno, vorrà dire che tu non sei fregno. Lubue, che mangi pazzia, de pozza bella e dopo c'è da fa. Va bene, grazie Lubue. Lubue più tardi verrà qui sul palco e quindi va bene. Attenzione, Michela. Aio, ha detto, fammi andare a vedere che è la roba di Sardegna, sicuro. Buonasera, ben arrivata Michela. Chi è Michela proprio lei? Buonasera Michela, com'è? Sei con gli amici della Sardi qui? Come ti ho detto? Michela. Aio, buonasera, tutto bene? Di dove siete? Iese. Di? Poggio Imperiale. Di Poggio Imperiale, quella cosa che quando si arriva alla tua strada c'è la prima cosa che incontra Poggio Imperiale, della Puglia, no? Poi la Puglia, se ormai qua abbiamo avuto la Puglia, ma dobbiamo fare un omaggio musicale, beh, allora, ci vuole, no? Che glielo facciamo tutti quanti insieme, no? Perché, e gli amici dove sono, pure della Puglia?
No, sono lei della Puglia, quindi tutte, lei è pugliese e tutti i pugliatori intorno là. Va bene, che è molto carina. Allora andiamo, vai. Sì, sì, facciamo tutti con le mani, vai. Ed è il mio amico Tony Sant'Arco questa cosa, vai. Io sono Maritiel, assai curioso, da una cantina esco, da un'altra trase. Quando arriva da chiesa, tutto ingazzato. Oh, Nina mia, facciamo la pace. Lena, mia cara Lena, tu sei la pena di questo cuore. Oh, e a me? Vorrei coprire la tua bocca di baci, di baci, di baci. Per la amica Michele la Puglia, complimenti di Poggio Imperiale. Allora, attenzione, Serafini. Buonasera Serafini, come sta? Scusate, fate passare da qua perché volevo arrivare a questo punto. Serafini, un bel gruppo che viene da dove? 100 metri. Da 100 metri, cioè da 100, attenzione, quindi non da San Buceto, ma da 100 metri, che è una, è vero, una frazione di San Buceto si chiama 100 metri, da qua. Dai, 100 metri a San Buceto da qua. Chi è il proprio Serafini? Lui? Buonasera. Oh, c'è una combriccola qua proprio. Ma tutti i 100 metri qua. Cioè, tutte queste case qua fusi praticamente. Perché non c'è, complimenti. E come mai? Detto, non si, siccome il giovedì non si affronta questo fatto che dobbiamo sentire questo casino, mo li ammalla direttamente così. Bravo, hai fatto bene. Sei contento? Sì, sì, sì. Come ti chiami? Valerio. Valerio, si fregna. Anche perché prima ti ho visto che dicevi così, che anche tu eri dice pagati. Dove sei? Di Alan? Di... No. No. Stai facendo una cosa della sera. No. Tu sei di 100 metri. 100 metri. Vabbè. Vi iscriverete alle Olimpiadi prossime? 100 metri? No. Vabbè, comunque. Grazie per essere qui. Facciamo un applauso agli amici Serafini qua, va. Allora. Attenzione. Abbiamo Dulcis in fundo. Thierry. Ma lo vedi? Si sono sparsi qua, capito? Quei passi in mezzo. Thierry, buonasera, di dove Thierry? Io Pescara. Ah, tu sei la ripetitora. Thierry di Pescara, tutto bene? Abbastanza bene. Senti Thierry, io mo ti avevo fatto una canzone proprio perché ho pensato che Thierry meritasse una canzone proprio perché... io non so se ci ho preso, mo non la facciamo, mo poi, Tu, i tuoi amici, cioè, tutti amici single? No, io mi sposo tra 2 settimane. Con lui va a finire. Non è possibile. Non è possibile. No, aspetta. Non è possibile nel senso che la seconda coppia che viene qui, una si sposa l'8 dicembre, voi fra 2 settimane... 8 dicembre. Pure voi! No, allora dovete fare una cosa. Siccome viene un'altra coppia il 4 dicembre, che sarebbe il giovedì prima, anche voi dovete tornare per l'occasione perché così facciamo una bella cosa, prima che vi sposete, nuda un bacio in bocca a qualcun altro. No, come si fa di solito, no, per un addio al celibato, no. Magari se fanno creature pure, no? Lo vedi, guarda che un maiale questo qua, Non è di Pescara. Ah, non è di Pescara, di dove sei? Io sono di Sernia. Di Sernia, quindi hai Sernia, capito? Tu hai preso i buoi non dei paesi tuoi? Mo adesso con Thierry noi facciamo questa bella canzone, vediamo se ci prende. Vai, tutti con le mani! State un po' messi in bocca, vabbè. Orora me l'han detto che a quel tavolinetto c'è un gruppo veramente che sta stretto. Oh, sta stretto. Oh, al tavolinetto. La compagnia è carina, un poco timidina, per me è un poco troppo precisina. Oh, carina, vai, precisina. E allora adesso quando conterò 1, 2, 3, tutti voi canterete insieme a me. Eh sì, io canterò Thierry, tu canterai Thierry, lo canterò da qui, prometti sì, che canterai Thierry. Canterai Thierry e Christine Gatti, vai Thierry, tutti Thierry, tu sei venuta qui, noi ti cantiamo Thierry, vai Thierry, vai Thierry.
Ogni mattina l'Abruzzo si sveglia con il sorriso. No, perché io mi sono innamorata, ma non... Ah, meno male! No, era un attimo! Di una, è primavera! Le femmine si innamorano! È primavera inoltrata! Su Studio 5, roba da matti! Dottor Carmelo Fior di Bene! Stamattina dottore da corsa! Stereofonico! Sì. Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Vincenzo Olivieri ed Enrico De Pietra. John Scapece, che saluto intanto, buongiorno! Buongiorno a tutti quanti, amici a Radio Ascoltatori! Ma sai che lo faccio ogni volta! È durata un po'! Roba da matti! La vita di oggi con quello che costa d'aiuto e cambà. No! Non ce l'ho miseria. Era fregna, però solo loro hanno fatto no. Quelli dietro che stanno a fare? Allora dovete fare quello che sta scritto. Allora qua ci sta scritto in bianco, coro, siete voi. No. E da no. Quello che sta scritto là, no, sì, va buono, capito? Perché? Dobbiamo ricominciare da capo, fermi. Allora, ricominciamo, c'è un fine di niente? Vai. Aspetta, aspetta. Che stavamo dicendo? Che ha fatto? Non ci ha capito niente. Che succede? No, fammi capire perché adesso lo prendo. Sì, parli italiano però, dai. Già ci parla italiano. Vabbè, dai, allora te la traduco io. Stamattina dice a Bruno. Allora, stavamo dicendo a Bruno. Stavi capito quello che avevi detto? Sì, aveva capito cosa avevo detto io. Che Bruno, hai capito un cazzo? Ha detto Bruno, ho capito un pene. Grazie. Complimenti, fra. Come ti chiami? Pasquale. Allora, Pasquale, più tardi lo segniamo. Dov'è la mattina? Mi segni Pasquale? Perfetto, dopo lo chiamiamo. Pasquale e poi... E Bruno di conseguenza, perché non ha capito niente. Bruno. Allora, segna Pasquale e Bruno, oltre naturalmente a Lobue, che prima Lobue l'ho chiamato. Vabbè. Segna tutto, mi raccomando. Allora, perfetto. Oddio, oddio, si trova ancora la gente che l'italiano proprio niente. Vabbè, allora... di oggi con quello che costa d'aiuto a campare. Ma lo vedi, ma lo vedi? Per la spesa ci vuole un'impresa, 3 o 4 cambiali, ti tocca firmare. Sì. Forse è meglio sorriderci sopra perché non risate il morale ti dà. Sì. Lo bue proprio a 3.000. Vieni qui che con Roma davanti di tutta la noia ti puoi liberare. Mettiamoci a cantare di qua puoi dimenticare. Con una pipa meglio fatti consigliare. E tu non approfittare e cerca di ricordare questo gran momento tuo di libertà. La vita è un grosso affanno un po' per tutti, alti, bassi, medi, belli e brutti. Ma se sei con te, bravi, tu ti divertirai, credi a me, vai. Poi c'è l'auto, l'assicurazione, benzina e gasolio li devi pagare. Ma adesso la televisione, il telefonino ti fanno dannare. E se i figli non voglio consigli ma solo le sorte per andare a ballare. Ho l'attunto che papà da amante ti torna la voglia di darti da fa. Mettiamoci a cantare e poi puoi dimenticare. Con un amico è meglio farti consigliare. E tu non approfittare e cerca di ricordare questo gran momento tuo di libertà. La vita è un grosso affanno un po' per tutti, alti, bassi, medi, belli e brutti. Ma se c'è con te, vai, tu ti divertirai, credi a me, vai. Ta 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 ta
Quante puntate sarà? Che mi ha fatte sempre di che cucina la vita da fa. Solo in che qua la vita da fa. Senza fa cucino, però se mi fa cucino, chiamo qua. Taratata. 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 Solo con la mente. Benvenuti a Prova Davanti. Grazie, il pubblico fantastico qui al Fordor. Grazie. Grazie veramente. Allora, siamo arrivati a un momento importante, il momento degli scherzi telefonici. Però prima di far questo chiamerei la mia segretaria Mirka, perché per fare questa cosa, siccome mi sono mosso un po', mi sono sfatto un'altra volta. Allora, adesso, grazie Mirka, sei veramente gentilissima. Guarda che compleanno che ti tocca passare, eh? Hai segnato l'amico tuo, ma perché non parla italiano amico tuo? Dov'è esattamente? Di Rosciano. Villa San Giovanni. Villa San Giovanni, quindi salutiamo gli amici di Villa San Giovanni. Grazie, ecco, sì, grazie, ecco così. Poi anche un po' qua sotto, sì, grazie. E poi ti prego, siccome mo questo mo da un po' sfebbrato, ecco, sentite qua perché sicuro fra un po' ci riserve. Signore e signori, è arrivato il momento, quello importante, quello degli scherzi telefonici! Pronto sempre, io sono Vincenzo Olivieri. Gli scherzi telefonici a Roma da matti. Non potevamo esimerci dal farli. Eccoli qua, il maestro me li consegna puntuali, dopo che la nostra matta della serata ha diciamo smistato tutti questi scherzi. Il primo ce l'ho qui davanti a me. Come parli? Pronto? Pronto, buonasera, che è Diego? Sì. Ah, buonasera, scusi l'orario, eh. Sono l'amministratore del condominio dell'Aquila. Ah, presenta. Dimmi. Buonasera, dimmi. Senta un po', purtroppo io devo segnalare una situazione un po' incresciosa che si è creata. Lei ha tutto il mio rispetto per quanto riguarda l'amore che non ha confine, io lo capisco, anche io da quando ero ragazzo ho fatto altre cose, però lei sa benissimo che essendo amministratore di un condominio sono stato chiamato ai condomini per rimuovere la scritta che lei aveva fatto sul muro del pianerottolo della signorina. Pronto? Sì. È caduto? Sì, sì. Si è fatto male? No, ah. Dimmi. Stavo a dire, quindi la signorina Gaia, no? Mo, noi abbiamo speso per la tinteggiatura e tutto 3.000 euro. Mo, non dico che me ne deve dare 3.000, ma 2.500 più IVA. Che facciamo? No, non esiste, io avevo per questo avevo chiamato un mio amico che fa questo lavoro qua. Ma quando non si è visto sta amico suo, scusi? Poi è andato a finire così perché poi non l'ho più sentito io. Anche perché noi abbiamo il muro giallo ocra di Londra e quindi praticamente è un tipo di giallo che non so se il suo amico ce l'ha, ce la può avere. Sì, ma lui fa questo lavoro qui, capito? Perché a noi non interessa insomma far pagare i soldi, l'importante è che qualcuno ce lo rimette come stava prima, perché il condomini, sa bene, abbiamo fatto le, insomma, se lo sono prese pure con i genitori della signorina, insomma, capisce? Sono cose angresciose, antipatiche. E io con tutto il rispetto. Sì, guarda, io ti capisco. Io capisco a te, perché io pure quando ero giovane. Ho fatto una cazzata, capito? No, cazzata, nel senso che è una cosa bella, perché l'amore è meglio di quelle scritte. Lo so, è però è meglio delle scritte che sta sulla strada a chi mi piace la cosa del Win, sposo pulito una mattina. Queste cose, insomma, quantomeno era indirizzata a un amore, questa signorina che. E noi infatti abbiamo chiesto anche per fare la corletta, non solo per ripittare il muro, ma anche per accompagnarvi nel percorso eventualmente matrimoniale. Quando vi sposerete vi faremo tutti il regalo condominiale. Non l'ho già conosciuto. No, io sono dell'Aquila, io mi chiamo Iubatti. Ah.
Comunque ci sta un amico, non capito che fa queste cose qua. Come si chiama io amico? Come si chiama? Antonio. Con l'andò oppure con la... Mi sta a ridere la faccia. Pronto? Signor Diego? Se l'ha ingluttito il telefono, secondo me. Riproviamo, ritelefoniamo. Pronto? Signor Diego, scusi, è caduta lì, si è andata la corrente all'Aquila e è cascata la linea, scusi, Marito, allora, questo suo amico Antonio, no? Potrebbe venire a tindeggiare eventualmente, siccome è sposa la figlia di quella del terzo piano, no? Mo può venire a tindeggiare perché si è sposa, perché non è che mo la gente viene là, fanno le riprese con le telecamere, se la vede Gaia e queste cose che ha scritto lei, insomma. Però tu mi stai spiegando, perché quella non sta al terzo piano. Ah? Mi sta al terzo piano quella, mi stai spiegando? No, non ha capito cosa ho detto io. Ho detto che si sposa la figlia di quella del terzo piano, capito? E quindi facendo la cerimonia che il padre accompagna la sposa fino a sotto, facendo le riprese, quando arriva lo piano su, dove sta la scritta, capito, Gaia, che c'è, si vede, poi dentro le riprese. A che piano è stata fatta quella? Il piano lo sa, no? Qual è il piano, quello di Gaia, no? Sempre piano. No? Sempre piano. Non ho capito, scusa, perché da pescare all'acqua non ci capisco. Piano terra? No, piano. Piano? Ma se io allora l'Aquila com'è? Ha fatto la super cazzo, capito? Bocca aperta. Ciao Diego, siamo qui a Fordoro, sono Vincenzo Olivieri, buonasera. Questo è uno scherzo dei tuoi amici Tonio, chi è qui? Bruno, Tonio, Sara, Federico, Luca, Mirka, Gianluca, Leandro e Maria, Emanuele e Giancarlo. E ci siamo. Terribile! E Mirka è qui! Vai, salutalo! Diego! Ehi, Patek! Che cosa, come parla questo qua? Amico tuo, sicuro. Vince! Oh! Tu sei un pazzo, ti avevo riconosciuto! Sì, infatti ti ho sentito una frega. Senti un po'! Ti aspettiamo qua al Fordor per fare la vendetta, va bene? Sì, la vendemmia, La vendetta, la vendetta. Con le poste. Pronto? Pronto, buonasera, mi scusi l'orario. Che è Walter? Sì? Buonasera, io mi chiamo Profondo Antonio. Mi conosce? Buonasera. Senta, volevo dire, io ho saputo che lei fa l'autista per le Poste Italiane, no? E l'ho saputo perché lei delle volte passa anche davanti alla mia azienda e l'ammiro nel suo modo di saper portare questa macchina, perché lei è preciso, puntuale, si ferma dalla precedente, cioè l'ho vista molte volte in azione, perché io ho l'occhio clinico e mi serve uno proprio che porta la macchina senza sobbalzi, senza piano e più. Come lo porta lei? Bello. Lei mi dirà, ma mo questo che vuole? E soprattutto a quest'ora. Io lo spiego subito se non le do fastidio. Io praticamente ho una ditta che mi permetterebbe di assumerla, visto che so che lei ha una serie di patenti, no? Che patenti c'ha? Oltre la B, la D? Solo quella. Quella, B e D. Ecco, praticamente le volevo offrire un posto di lavoro molto remunerativo e soprattutto con soddisfazioni personali. 2.000 euro al mese. Esentasse, cioè pulito, dopo le tasse lo pago io a quello che è. Lei che dice? Potrebbe rinunciare a questo posto di Poste, questo posto di Poste Italiane? Sì. Perché ecco, il lavoro è abbastanza, io mi rendo conto, io non le faccio queste cose perché mi rompe, però visto che non si tratta di un collega, di qualcuno, insomma, che io posso con una ditta privata, ma si tratta di una cosa pubblica, io mi sono permesso di fare questa proposta perché non so neanche quando prende lei, però sicuramente con la sua mano, col suo modo di portare questo camion, col suo modo di portare questi camioncini, lei potrebbe essermi proprio di aiuto. Che dice? Lo posso proporre al ragioniere, domani lo chiama e ci facciamo un bel discorso? No, guarda, non mi interessa. Perché 2.000 euro, guarda che bello, tranquillo. Si lavora ogni tanto quando capita.
che uno mi telefona e dice pronto, è successa una cosa, io vedo là, andiamo, lo carichiamo e lo portiamo dalle parti di San Silvestro. Che dice lei? No, guarda, non lo so. Beh, perché guarda, 2000 euro per portare, diciamo, una persona dietro, diciamo, allungata, diciamo, io non so come dirglielo, perché mo se io gli dico che lei dovrebbe portare una cascia d'amore, lei probabilmente si risentirà. Però è un lavoro come un altro, e io l'ho vista portare questa macchina come forma si deve, e io volevo proporle di... Che dice, lei potrebbe accettare questo posto? Già da domenica ce n'abbiamo uno che sta per... Che dice? No, guarda. No, perché guarda, io gli dico il percorso da lei sta pure... Allora, abbiamo quello... Io sono tecnologico, io ho fatto la cosa nuova. C'ho praticamente il Mercedes, no? Lei l'ha portato mai il Mercedes a Cassa d'Amore, insomma, quello lungo, station wagon, no? Modificato. E io praticamente ho fatto una cosa tecnologica, ci ho messo dentro per esempio il navigatore che ti porta a San Silvestro, cioè fa tutte tutto preciso per le, quando andare a prendere e a riportare la persona, insomma. C'è praticamente anche lei quando scende si mette la giacca, la cravatta, scende e dietro c'è un pulsante, quello si apre da solo, da dietro viene fuori la cascia senza che uno lo tocca, proprio è un lavoro pulito, insomma, non è che tutto vestito elegante, lei mi deve andare a fare i capelli, che ho visto ultimamente c'è un po' i cerri, c'ha un po' i capelli pochi, ecco, allora io le metto una parrucca corta e gli metto un cappello per fare da tipo autista, capisci? No, ma guarda, non mi interessa. 2005, di chiuno non posso fare, 2500, a me mi serve questo perché purtroppo si è morto l'autista di prima. Cioè lui si è morto e l'abbiamo tirato dietro dalla guida, l'abbiamo tirato dietro, l'abbiamo allungato e l'abbiamo portato... Mo sono rimasto senza, io non lo so portare, mio figlio va sempre facendo zazzaione, quello non vuole proseguire il lavoro mio. Io questa azienda non è che lo posso chiudere per mancanza di autisti, ho visto che lei è bravo, che dice? Oh, guarda, no. 2550, guarda, di più, ma pulite, no. Senza... Le tasse lo pago io, tutte quelle... Diamo anche una casa, lei ce l'ha la casa? Sì. Ah. Lo ricompriamo noi e lo rivendiamo, non so come possiamo fare, qualcosa per far capire che ne serve niente. Lo facciamo andare, guarda, siccome i periodi, mo andiamo incontro ai periodi che la gente si muore, quando è il periodo suo? Lo mando in vacanza a spese mie, al Kuwait. No. Al distributore sotto la casa mia, Kuwait, là sta uno che te la macchina, si vanno a fare gite sempre, belle. Non vuole? No. Peccato perché guarda... Ma lei non deve scendere la cascia, lei deve solo portare la macchina. No. Dopo la Mercedes, ma sta pur l'umerino, quello lo vede davanti, lei vede... Lei va, esce fuori, non si deve impressionare. Io non lo so, no. Un lavoro così, guarda, non ci sputano la gente sopra queste cose. È remunerato. Ma io ne saci perché. Dopo ci sta la crisi, puzza dura sta crisi allora. Scusi, Che a Walter, ma mi stai... dopo qua il treno passa una volta solo, cascia morte passa una volta, il carrozzone va avanti da sé. Se dopo Nerone prende a volo questa occasione, quanti arcapiti? Mo che uno gli telefona, mica che siamo tutti un autista. Capito? Lei con le poste italiane, che va facendo? Con le poste italiane, si vergogna, la cosa gialla, insomma. Invece quella è seria, è bella, con la giacca, la cravatta, col profumo, profumiamo pure. Sì. Acqua d'incenso ci abbiamo noi. E beh, buono. No, non mi interessa. Però io ce lo vedevo proprio, perché lì anche il fisico che c'ha, no? Quello proprio io l'ho visto. Bello, capito? Mette sicurezza, c'è la reclama della salute, capito? Bello, capito? Ci vede, la gente si muore però con lui sta bello imbostato, insomma. Mi fa anche pubblicità, insomma. Profondo. Ha scritto per lo sportello, profondo. Va bene. Ok. Allora no. Domani mattina l'aspetta, dai. Lei venga a vedere, che cosa costa? Lei venga a vedere domani mattina qual è il mezzo che deve portare, come lo deve portare, faccio vedere le casce, quelle che sa. A Mosilvano, Sì. Lei dove abita? A Pescara. Appunto, viene a Montesilvano.
Ha presente la via, quel... Noi stiamo su... Là, sul chilometro lanciato, no? Stiamo là, aspetta, che vedi che cacchio si lancia e siamo là proprio apposta. Il momento in cui, capito? La rotatoria che hanno fatto in modo si schiava tutti qui, là stiamo. Va bene. Vieni là e dopo parli con me, chiedi di profondo io. Va bene. Va bene? Sì. Va bene. Senti, che se vuoi poi ti puoi accompagnare pure da Daniele e Silvia, eventualmente. Sì, sì. Che dici? Non ti preoccupare. Va bene. Oh, ci arvediamo, Ciao. Ciao, Walter. Senti, ma tu mi conosci a me? No. Ecco perché. Io sto qua, praticamente, dentro al Fort Torre. Sì che è il Fort Torre. Sì. È un locale bello, discoteca, no? Però giovedì purtroppo, ipertengo in questo caso, ci facciamo un programma che si chiama Roba da Matti, facciamo gli scherzi telefonici e tu ci sei calato di bello perché sono Vincenzo Olivieri, buonasera, un applauso a tutti presenti, voi! Signori, Lupue! Ciao, come va? A posto. Senti, Lupue, io vorrei il microfono se possibile, grazie. Così ti facciamo anche un po' parlare. Lubue, il tuo nome vero qual è? Silvio. Silvio Lubue. Allora, Silvio Lubue, prendi questo, ci parli dentro che fa bene. Oh, ecco, senti un po'. Allora, qui tu sai benissimo che è successa una cosa. Che abbiamo detto durante la canzone che siccome tu hai fatto lo svelto col cognome, cioè insomma, abbiamo notato, sei venuto qui sul palco di Roba da Matti per, diciamo, sdebitarti un momentino di quello che è successo. Allora, qui si può cantare, recitare, ballare, striptease, ma non te lo consiglio. No. Ecco, che vuoi fare? Niente. No, no, una cosa devi fare. Gli amici cosa dicono? Cosa dobbiamo fargli fare? Una canzone? No. Cantare, cantare, cantare. È bene. È molto mi senti, vai. Guai, vai. Donne c'è poco che non suona mai. Bravo, vai. Donne giù 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 in mezzo a una via senza rire. Donne allo spanto senza compagnia. Negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia di avventura. E se hanno fatto molti sbagli sono piene di paura. Le vedi camminare insieme nella pioggia e sotto il sole. Chiede un pomeriggio paghi senza gioia né dolore. Donne giù 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 pianeti dispersi per tutti gli uomini così diversi. Vai. Donne giù 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 amiche di sempre. Vai. Donne moda donne controcorrente. Negli occhi hanno gli aeroplani per volare ad alta quota dove si respira l'aria e la vita non è buona. E vedi camminare insieme nella pioggia sotto il sole dentro un pomeriggio paghi senza gioia né dolore. Un applauso a Lupue! Bravo Lupue! Aspetta, non te ne andare perché ti voglio fare un regalo, guarda. Ti voglio fare un regalo bello, dammi il libro, dammi. Eccolo qua. Ecco, così da imparare a leggere. Allora, sorridi se hai tempo. Questo libro che mi è costato fatica, ma l'ho fatto volentieri perché racconta un po' quello che succede ai nostri tempi, ai nostri giorni, che è questa fretta che ci prende. Va bene, il microfono è mio, non è? Vuoi salutare qualcuno, già che lo puoi fare? Tutti ciao, amici miei qua davanti, e l'amore mio che sta a casa. Amore mio che sta a casa, va bene, grazie. Ciao Lupue, ciao, un applauso a Lupue. Buonasera. Ciao, il tuo nome me lo ridici? Pasquale. Pasquale, sì, Fred, ciao Pasquale. E tu? Bruno. Bruno, Pasquale e Bruno. Posso dirti una cosa? Sì. Io ti vedo sempre alla televisione, no? Sinceramente sei più giovane, la televisione ti fa vecchio. Io ti ringrazio questo complimento. Ma i capelli non ci hai fatto mai caso. Lo so, ma è la faccia che è proprio... Quindi, avete capito? Quindi, in televisione rendo poco, però dal vivo, insomma, cioè, mi caga dentro. Allora, adesso, questo è il microfono tuo, perché adesso... No, non sai cantare. Benissimo, è già un... Sai cantare? No, non so cantare, sto di. Sì, ma fissa sapere che hai... Sacci cantare. Ho già un pazzesco, sono 5 minuti che sta qua sopra. Cioè, vabbè, no, lo so, lo so. Tu sei fidanzato?
Sì. Ah, ecco, per quello, perché non possiamo fare niente, nel senso non possiamo neanche trovare... Tu sei single? Sì. Veramente? A vita. Bene, bene, bene. Allora, aspetta un attimo, facciamo una cosa. Tu dovresti... dobbiamo fare i seri? No, dovresti fare una cosa. Allora, lui lo facciamo sedere. Scusa, puoi sedere qui al trono? Grazie. Tu dovresti fare una cosa, dovresti convincere qualche donna delle qualità del tuo amico che è qui. Ecco. Ecco, quindi? E quindi, prego, la platea è tua. Individuiamo già qualcuna che... Ecco, prima di tutto la fascia d'età dovrebbe essere fra da A. Mi piace quella sposata. E dai! Mi devi prendere al cuore. Perché... Devi prendere al cuore, ma l'età più o meno... Che te ne prendo al cuore? Ma quando... Ma c'è un amico fuori di goccia. Allora... Allora, no, vabbè, allora adesso quindi, dicevo, no, io sto parlando con lui, stavo dicendo, ma tu dai, no, che... ma dicevo io, no tu. Quanti anni hai? Sono ambazzi, fermo, quanti anni hai? 32, quindi immagino una ragazza che vada dai 25 ai 30. Vabbè. Allora, c'è qualche ragazza 25-30 così che ha intravisto lui che si vuole proporre eventualmente? Io credo che tu debba fare un lavoro proprio di fino, cioè dovresti convincere le donne che lui è uno, un buon partito. Allora, puoi già spiegare chi è lui, che fa, come si chiama? Vai. Allora, si chiama sì. Bruno. Sì. La prima sera che lo conosco, un amico, la prima sera che lo conosco. Stasera? Sì, fa l'autista. Fa l'autista, c'ha le linee? Fa la linea, però va come un missile con il camion. Ah, ecco. Quando porta la macchina che va con gli amici a fare qualche serata, sì, va a 30 all'ora. È perché lui si rende conto delle responsabilità che ha nel portare, quindi, e fa bene. Fa bene, ma che fa buono? Se uno parte male 6, ma anche potremmo alle 11 arrivando qua. Ho capito. Da dove venite voi? Da dove venite? Da Rosciano. Da Rosciano, quindi. Vabbè, quando si scende qua... Da quella calema. Noi arriviamo subito, lui ci vuole tempo. Un po' ad arrivare. Con calma arriva. Ho capito. Tu i telefoni ci sto arrivando, lo so. Sto sul passare. Ma tu, scusami, dovresti essere le lodi, non i difetti. Ho capito. Singa di Ekna, guaione per lui, non c'è. Che questa è una materiale, mo, capite? Vuole una? Una tosta, mo. Una materiale. Attaccata alla goccia. Una col fazzolo attaccato, non è vero, dai, non credo che lui, cioè, sta dipingendo proprio come, è vero o no? Ma perché, Brunello, ma prima si va a dire? Che voleva uno col fazzolo proprio in te? No, mi piace che le femmine della volta, capite? Senza che si fa la ceretta, niente. Capite? Vabbè, questo può essere un gusto. Vabbè, che c'è, gli piace a così che vuoi. Certo. Che siccome lui viene pure un po' più su da Rosciano. Ah, quindi più si va su e più il pelo più è lungo, ho capito. Va bene. Allora, perché giustamente la temperatura... Vabbè, allora, c'è qualche donna pelosa un po', cioè qualcuna che non si fa la ceretta? Non mi fate problemi. Fermati. C'è qualcuna che pensa di avere le caratteristiche per conoscere... Tanto noi non è che facciamo mettere insieme le persone, le facciamo conoscere. Te l'ho trovata di Poggio Imperiale. Mi sembra, tutto quanto dire. Bello. Guarda quanto è gentile, già si è alzato. Guarda che roba, guarda. Bro. Ecco qua, ti presento. Michela. Frega, tu vedi? Il compare di... Piacere. Il compare di nozze non credo, no. No, perché diciamo, tu non sei fidanzata. No. Perfetto. E immagino che tu stia qui in Abruzzo per lavoro o per studio? Lavoro, quindi già sei sistemata, non hai il ragazzo, io credo che uno di Rosciano... Un autista serva, perché giustamente... Sì. Ah, di Torre dei Passeri, lui è di Torre dei Passeri. Della Torre. No, Torre dei Passeri, è diminutivo, della Torre. Della Torre, lui è della Torre, che è una... Sì, la Torre, è una località molto ridente, simpatica, bella. Sette case. Fermati. Che, allora, lei è di Poggio Imperiale invece, che è una bellissima cittadina ai confini proprio con il Molise, proprio ai confini con la, cioè prima posto che incontri in Puglia, vicino al Gargano. Ah, bro, di cacco. Quindi, insomma, di cacco. Ma dammi sto microfono, fai parlare a lui. Allora, scusami, allora parla, ecco, di qualcosa, sei stato mai a Poggio Imperiale? Per lavoro sì. Allora che facciamo? Vi facciamo fare un ballo lento, in modo tale che mentre balla... Scusami. Lui è ancora abituato ai balli un po' un certo tipo, capito? Quindi non è che mo va con black dance, questo va ancora con la mazurka. Con che cosa va? Scusa, Gru? Black dance. Black dance, va bene, stai bene pure tu. Allora, vai, Michele Prove, vai. Bravo.
stavo dicendo parlate, ma lui già... Vedi molte volte che succede roba da matti? Noi facciamo scommesse sugli amori e ci piace sognare. Voi già avete fatto la vostra scommessa, tu l'hai vinta. E adesso... Come fa questa canzone? I volti ho nascosto, ma tutto e tutti per non farmi più trovare. E adesso che torniamo ognuno al proprio posto, liberi finalmente non saper che fare. Non ti lasciai un motivo né una colpa, fatto male per non farlo alla tua vita. Tu eri in piedi contro il cielo ed io così dolente mi levai putato, alzatevi. Chi ci sarà dopo di te e si annerà il tuo odore pensando che sia il mio? Io e te che facemmo invidia al mondo, avremmo vinto mai. Sapessi andarci io. Assume Casimir Show, c'è lei Michela. Vai, vai. Io credo che voi vi dovrete rincontrare, perché è importante che voi vi conosciate meglio. Ecco, tu certo, che lavoro fai? Barista. La barista? Perfetto. Allora tu devi informare sul bar. Già sai il bar qual è? Perfetto. Allora non si dice, ma lui verrà a trovarti, così potrete eventualmente parlarne meglio, eh? Però dovete fare una promessa, per favore, perché noi siamo tutti qua e queste persone poi saranno a casa, alcuni torneranno anche giovedì prossimo per vedere come è andata a finire. Dovete tornare giovedì prossimo qui per dirci se vi siete incontrati, se siete usciti, così cantiamo un'altra canzone. Per lavoro non so se ci sono, però... Eia! Che ha detto? Che? Vieni, salutiamo, venite qua, venite. Allora, salutiamo gli amici, ecco, gli amici che sono qui. Io vi voglio giovedì prossimo qui, per favore. Allora, date i vostri... Apro Marco Manne. Ecco, giovedì prossimo qua, così parte ci direte... Parte presto, carrevè. Certo, lui va piano, vabbè. Un applauso ai nostri amici, grazie! Grazie e complimenti. Ciao, vi aspettiamo giovedì prossimo, grazie. È stata una serata veramente di quelle particolari. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Il tempo è volato, siamo stati bene insieme. Spero che vi siate divertiti. Vi aspettiamo qualche altro giovedì qui. Noi siamo ogni giovedì qui al Fordor. Se volete prenotare per il vostro divertimento, 328-71-922-71. Un applauso ancora una volta fortissimo al nostro amico Massimo Di Vifanio, il nostro maestro. Un saluto a Fordor che vi aspetta il 22 novembre con la festa dedicata al Brasil. Un grazie a tutti voi e risentiamo alla prossima con Roma da Matti. Ciao, grazie! You can't.